Ah, prima di iniziare questo video voglio iniziare con le notizie belle, ovvero che abbiamo altre due firmacopie, se ne stanno aggiungendo altri, quindi ci vediamo questa domenica, non sabato perché è cambiata la data, quindi questa domenica a Corridonia, in provincia di Macerata, al Corridomnia Shopping. E il 12 novembre a Montesilvano, in provincia di Pescara, al centro commerciale Porto Allegro, che ci saranno due nuove firmacopie, e la felpa che tanto mi chiedavate finalmente è uscita sul mio sito, sul sito Nerd Overdose, che trovate qui in descrizione, dove vendo io il merchandising. Ecco, chiusa questi 30 secondi di felicità, iniziamo con le cose brutte. Parto da una premessa, da una domanda che mi è stata fatta settimana scorsa quando è successo il fatto, che mi avete chiesto di fare un video riguardo questo, che ho detto che avrei preferito evitare, solo che poi effettivamente ragionandoci, ci ho pensato ieri perché tanti di voi sotto al commento, cioè sotto al video di Adobe Me, mi hanno fatto le condoglianze per Crimi e la gente diceva ma in che senso? E quindi ho detto ma... non è giusto che io informo una pezza di piattaforma, e la piattaforma che per me è principale, che è YouTube, perché è grazie a YouTube che io vivo, nel senso che io campo, e grazie a YouTube perché io guadagno da YouTube, la mia vita la faccio grazie a YouTube, il mio lavoro lo faccio grazie a YouTube, quindi ho detto non è neanche giusto che io avvisi solo la gente su Instagram e non quella di YouTube, che di base è quella che mi fa mangiare. E poi io sono fatta così, io racconto tutto quello che mi circonda, quindi ho detto vabbè, facciamo passare qualche giorno e facciamo. Ho fatto passare qualche giorno perché l'ultima cosa che volevo era piangere nei video, stare male, e quindi ho voluto aspettare, perché sennò sapete che esce questa parte qua un po' così, anche perché ho iniziato questo percorso di ormoni, tra virgolette, quindi magari sono un attimo un po' più così. E... Aiuto, cosa dico? Per chi mi segue da tanto tempo, ormai conosce bene i gatti e magari conosce bene anche la storia dei miei animali. Io dico miei in generale, dei nostri animali. Crimi ha una storia molto, molto particolare. Per quello c'ero tanto, tanto, tanto legata, perché è una gattina molto speciale. Allora, ormai 4 anni fa, io nella vita mi è sempre piaciuto il gatto rosso grosso. E quindi per mesi, forse per anni, cercavo su internet un Maine Coon rosso, un Maine Coon rosso, un Maine Coon rosso, finché forse una volta, mi sembra fossi in montagna, ho trovato questa signora che li aveva e quindi ho detto no, ti prego, tienimene via uno, ti prego, era bellissimo, era un cucciolo così, Zorro. E così sono andata ad Arese a prenotarlo, tra virgolette, nel senso che sono andata a vederlo quando era piccolo, perché poi i cuccioli ti danno quando hanno almeno 90-100 giorni. Sono andata lì, era meraviglioso. E praticamente questa signora qua ha un allevamento di animali. Io dico sempre, se potete adottate, prendete il canile. Però ovviamente ci sono giustamente alcune razze, alcune tipologie di cane che devi prendere in allevamento. E io non sono contraria agli allevamenti, anzi, sono contraria magari ai privati che lo fanno di nascosto, piuttosto che, però non sono assolutamente contraria all'allevamento. Se potete, io dico sempre adottate. In questo caso, essendo un Maine Coon, sapete, se volete i gatti di razza dovete prendere allevamento, ma in allevamento sono controllati, se li vendono a un determinato prezzo perché fanno già i vaccini, fanno i controlli, vabbè, ma non è questo il caso. Quindi siamo andati là a controllare, a dare una caparra, e questo era un allevamento di Maine Coon in casa. E la signora ci ha detto, volete vedere la mamma, il papà, perché sono figli di campioni, quello che è. E dico, ma sì, ma certo, era piena di gatti quella casa. Quindi ci portano giù in taverna e vediamo questi gatti meravigliosi, ma ragazzi, bellissimi. E io subito a primo impatto mi sono innamorata di una gatta come Myrta Maine Coon, che non mi mollava. Io l'ho guardata e faccio, ma non è che questa qua me la puoi dare? Cioè, io la vorrei troppo. Mi fa, no, questa è una mamma che io uso per far fare i cuccioli. Ho detto, no, vabbè, ci mancherebbe. Ma mi ero innamorata. Cambio stanza e vedo questa gattina, non si capiva se era piccola o grande, che mi si avvicina e inizia a leccarmi, ad annusarmi, a stare con me, io la coccolo, bla bla bla. E questa gattina, ragazzi, non mi mollava, non mi mollava, non mi mollava. Cambio stanza, vado dagli altri e questa ce l'avevo sempre addosso, sempre addosso. Tanto che io guardo la signora e dico, ma questa è in vendita, è tua, è... Mi fa, guarda, questa qua non la vuole nessuno, e ormai ha già 5-6 mesi e non so perché non la vuole nessuno. Ma lei non è mai stata così con nessuno, non l'ha presa nessuno perché non seguiva nessuno, non la voleva nessuno. E mi dice, guarda, non so perché fa così con te. E io l'ho guardata e ho detto, niente,
la porto a casa, cioè la prendo io, la prendo io. E allora siamo risalite, abbiamo chiuso la porta, siamo andate a fare il certificato d'adozione. Tempo di riaprirla, lei era lì sulle scale che mi aspettava. E la tipa mi ha detto: guarda, ti ha proprio scelto, lei vuole venire a casa con te, ti ha proprio scelto. E quindi, cioè, già lì era nato qualcosa di speciale. Poi, appena l'ho portata a casa, non è stato come gli altri gatti che aveva paura, si nascondeva. Beh, i Maine Coon io li consiglio sempre, sono dei gatti, a parte, proprio familiari per i bambini, che non hanno paura di niente, sono un po' come dei cani. E quindi lei viveva addosso a me e la chiamavo la mia segretaria, sempre con me, sempre con me, finché da subito ci accorgiamo che però la chiami da mangiare, non viene, non ascolta, non, come se fosse sorda. E praticamente allora chiamiamo la tipa, glielo diciamo. Lei dice: no, guarda, io quando devo chiamarla, faccio andare la mano sulla ringhiera e lei arriva. Dicevo: boh, vabbè. E niente, poi abbiamo scoperto che in realtà, portando da un veterinario, battendogli le mani forte dietro lei, lei non si girava. E quando lei, la tipa di casa, la padrona vecchia, muoveva le mani sulla ringhiera, lei sentiva tramite le vibrazioni. Quindi abbiamo scoperto che era sorda, ma chi se ne frega, ragazzi, è l'ultimo dei problemi. Subito dopo, sarà stato, boh, un mese dopo, due mesi dopo, adesso non mi ricordo, sono passati degli anni, sentiamo che qua ha dei linfonodi giganti, dei linfonodi proprio, che non mangia, sta male. E allora decidiamo di portarla dal veterinario vicino a casa nostra, dove tutti gli altri erano stati castrati, sterilizzati, comunque un veterinario di fiducia, e gli fa gli esami e dice, prima ancora di darci responso, fa: magari avrà la FeLV, FeLV, che è una malattia dei gatti, che comunque li fa vivere per pochi anni, ma li fa vivere, quindi già lì pianti, urla. Ci chiama e ci dice, dopo qualche giorno: no ragazzi, state tranquilli, non ha né FeLV né FeLV, sta bene, adesso gli facciamo degli altri accertamenti, però non ha questa. Quindi tiri un sospiro gigante di sollievo e facciamo questi esami costosissimi per capire, costosissimi nel senso che comunque solo un esame erano 600 euro più un altro, erano davvero costosissimi. Facciamo questo esame qua e dopo 4 giorni, lui era in vacanza, ci chiama la stagista, non una stagista, una che però lo sostituiva, e ci dice: ragazzi, ho una notizia bruttissima da darvi. E cosa è successo? Crimi ha un tumore, che tra l'altro stranissimo, ha un tumore che hanno gli umani e i cani, quasi impossibile da avere un tumore, una gattina piccola, però ha questo tumore, quindi vedete voi, fossi in voi la sopprimerei oggi. Cioè, voi immaginate, fino a qualche giorno fa, no, tranquilli, a sopprimerla oggi. Quindi andiamo là, questa proprio con gelata. Non mi era mai capitata una veterinaria così gelata, nel senso che loro giustamente lo devono essere, perché succedono queste cose tutti i giorni, ma proprio come se fosse: voi il prosciutto cotto o il prosciutto crudo? Dobbiamo sopprimerla. E dico: no, non sopprimiamo niente, non sopprimiamo niente. Ho cambiato veterinario. Siamo andati da una specialista di tumori, nella speranza che avessero sbagliato qualcosa, quindi la rifacciamo analizzare tutto. Purtroppo confermano questa cosa. Anche loro dicono: ragazzi, è una malattia stranissima, è una malattia che non viene ai gatti giovani, specialmente ai gatti così puri, nel senso che questa razza dove l'abbiamo presa ha tutti i genitori, nonni campioni, ed è da 50 anni che fa allevamento e non hanno mai avuto una malattia. Quindi anche la tizia che ce l'ha dato piangeva, si disperava, diceva: no, non può essere, fatela controllare ancora, non può essere, ve ne do un'altra. Diciamo: no signora, ma non è davvero un'altra, ma chi se ne frega. Però anche lei stava proprio male, si è scoperto poi che, ragazzi, vi vengono i brividi, il tumore che ha la gatta era lo stesso che aveva la padrona. Cioè, immaginate questa cosa, il tumore della gatta. Voi magari potete non credere a queste cose, io ci credo tantissimo. Anche il primo veterinario che diceva un tumore umano, al massimo da cane, è il tumore che aveva la padrona della gatta, vabbè. E che poi, vabbè, questo arrivo a dirvelo dopo, però vabbè, sono piccoli dettagli. Niente, quindi loro confermano questa cosa, dice: non state neanche a fare radioterapie, noi lo facciamo di lavoro, ma non è questo il caso, quindi quando poi starà male, che sarà tra poco, le facciamo un cortisone, le diamo ancora un paio di settimane di vita, vedrete che almeno un mese, due mesi camperà. Quindi immaginate, io distrutta, disperata, non mangiavo, non bevevo, non lavoravo, vabbè, andiamo a casa, continuiamo la nostra vita. Crimi va avanti un mese, due mesi, sei mesi, un anno, due anni, tre anni. Cioè, come se la malattia se la fosse dimenticata. L'ho portata poi a fare
un altro esame dal veterinario a spiegarmi di questa cosa e praticamente il veterinario dice probabilmente lei sta talmente bene con la sua famiglia, quindi con i genitori umani, con i suoi fratelli, con la casa, che lei non sa di avere questo tumore e quindi finché il tumore rimane, lei sta bene, andrà avanti così e quindi voi andate avanti così. Fatele le coccole, viziatela, infatti se vi ricordate era l'unica che io portavo al parco, ha sempre lo snack in più, la pappa in più, però lei non sa, sta talmente bene che non sa e quindi continuate così. Questo vi parlo a giugno, non dello scorso anno, ma di quello prima. E niente, va avanti così, arriviamo a quest'estate che stava comunque bene. Ma avrete visto anche nello scorso video, cioè un mese fa, che ha iniziato a fare il video, la pipì sul pannolino, sul divano, ma non sapevamo se era lei, perché poi rispetto ogni tanto lo faceva anche Salem, l'ho beccato a farla sulla plastica del letto, la Pugi, quindi vedevamo solo che Crini faceva la pipì sul pannolino, ma niente di che, solo che dopo di lei lo faceva anche Salem, sempre dopo come coprire la pipì di Goggo, quindi non ci siamo molto spaventati, parliamo che era agosto, quindi 3 mesi fa. Succede venerdì, giovedì, adesso non mi ricordo, io giovedì o venerdì registro con la Franci su Adobe, sapete che è un altro canale di videogiochi, non so se lo seguite. Quando io registro, non ci sono per il mondo, nel senso che io inizio magari a registrare alle 2, quando facciamo questi video, e stacco alle 8, di fila, nel senso che non esisto per nessuno. Succede che Ale a un certo punto, verso le 7, viene da me e mi dice, scusa gamer, lui mi chiama gamer, ma è importante. E io dico, ragazzi, scusate, devo andare, mi dice, Crimi sta male. C'è una cosa che tutte le volte Ale sapeva benissimo di questa situazione, era un po' la sua preferita. Quando tornavamo da magari il supermercato, anche se stavamo via un giorno, 2 giorni, la prima cosa che si faceva era andare a vedere se Crimi stava bene o no, perché comunque noi abbiamo vissuto nell'ansia di questa cosa in tutti questi anni. Niente, allora vado lì, provo a prendere Crimi e Crimi è molle. Cioè c'è, con gli occhi c'è, ma è molle. Lì sono stata molto brava. Sono stata brava, ma posso dire che sono stata brava perché ero pronta. Io sapevo che prima o poi sarebbe successa questa cosa, quindi sono anni che sono pronta. Cioè, se fosse successo a qualsiasi altro gatto, sarei probabilmente rimasta lì paralizzata dal panico. Invece sapevo che sarebbe successo, quindi è stato un secondo che io ho preso neanche la gabbietta perché lei non stava bene, ho preso un asciugamano, l'ho presa in braccio, ho detto veloce, prendi la macchina e siamo volati dal veterinario 24 ore. Perché ragazzi io già immaginavo, l'ho vista così, erano un giorno o due che stava tutto il giorno a dormire. Allora, lei è sempre piaciuto dormire, però stava riparata nella cuccia, lei era solita rubare il cibo al cane e il giorno prima non l'aveva fatto. Però mai vai a pensare una roba del genere. E niente, quindi la portiamo d'urgenza a un veterinario di Monza che è aperto 24 ore su 24. Nel frattempo le raccontiamo al telefono, la portiamo là e le fanno subito una visita. Lei aveva 40 di febbre, era bollente, anche se Ale mi aveva detto che era gelata quando l'ha presa, quindi poverina, chissà che cosa aveva, 40 di febbre. Era bollente, io la toccavo, era bollente, lei continuava a guardarmi, chiudeva gli occhi, ma mi cercava, quindi sono rimasta lì tutto il tempo. La tipa va a prendere una macchina per fare il controllo dei polmoni e vede subito che c'è una quantità di pus gigante e dice prova a farle una radiografia. Fa la radiografia e dice c'è talmente tanto pus che non si riesce a vedere niente e quindi lasciamela qua stanotte perché proviamo ad aspirarle tutto il liquido che c'è e capiamo. Allora questa veterinaria qua sapeva che Crimi aveva un tumore, ha detto però può essere una cosa cardiopatica, cioè può essere tante cose nonostante gli avessi dato il tumore. Quindi mi ha detto, guarda, dimmi tu se vogliamo tentare questa cosa o se no. Perché praticamente questa cosa qua mi fa malissimo. Immaginare di essere una famiglia che non può permettersi le cure, perché comunque sono cure che costano, adesso vi racconto quanto ho speso solo in un giorno, mi fa star male. Quando lei mi ha detto, dimmi se per te può andare bene, io in quel momento ho detto no, ma io mi immagino essere anche solo la Sabri di quando aveva 16 anni, che magari mi dicono solo per questa notte sono 500 euro. Come cavolo? Cioè, ho detto no, io, cioè signora, certo, io posso, ma una famiglia che magari in questo periodo fa fatica a arrivare a fine mese, come può permettersi anche solo di provare delle cure a 500 euro al giorno? Sì,
Questa cosa qua mi ha ammazzato, mi ha ammazzato. Comunque ho detto sì, certo, fai pure. Lei mi ha detto vai pure a casa, ci sentiamo domani a mezzogiorno, a meno che non succeda qualcosa, ti chiamo io prima. La notte non mi chiama, chiama a mezzogiorno e mi dice guarda, ho una buona notizia, le abbiamo aspirato 160 centilitri di liquido, che è tantissimo. Ha mangiucchiato un po', per ora sembra che non si stia riformando, quindi tira un sospiro di sollievo, anche se mi sembrava molto 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 strano. E ci sentiamo stasera alle 6. Alle 6 chiamo e lei mi dice si è riformato un po' di liquido, però potrebbe essere che magari non è stato aspirato bene, perché comunque non si può, perché rischi di bucare un polmone, perché era un'altra veterinaria, si danno ovviamente il turno. Quindi adesso vediamo, le riaspiriamo il liquido se si forma, ci sentiamo domani mattina a mezzogiorno, a meno che non succeda qualcosa ti chiamo io prima. Bene, la notte non succede niente, alle 8 mi chiama la veterinaria e mi dice guarda, la situazione è molto molto grave, si sono riformati in una notte 160 centilitri, purtroppo non c'è altro da fare, cioè io posso continuare ad aspirarglielo, ma sarebbe tutti i giorni aspirarglielo e fargli fare una vita terribile, quindi non sono stata neanche a pensare, figuratevi da quanto ero pronta, gli ho detto arrivo, posso venire subito, arrivo. E niente, siamo andati là e ho fatto quello che dovevo fare, nel senso che già lo sapevo, ero pronta, brutto da dire, ma ero pronta. Quindi sono stata lì con lei perché per me è importante che nel momento in cui un animale, sono i suoi ultimi momenti di vita e si sta per addormentare, veda che sei lì tu, il padrone. Poi in questo caso purtroppo non poteva esserci anche Ale perché per una così Covid ha dovuto stare proprio fuori dalla clinica, neanche in sala d'aspetto. Però anche come con Zach, che sono rimasta lì a farmi vedere, a fargli vedere che c'ero, cioè anche voi, io con gli animali prima non ce l'ho fatta. Però immaginate come si possa sentire il vostro animale, in quel momento deve essere lì, cioè dovete essere lì con loro in modo che si addormentino sereni, quindi sono rimasta lì e ho fatto quello che si doveva fare. Allora, per farvi capire il discorso di prima, io in un giorno ho pagato più di 1.000 euro di cure. Che tra l'altro sapevo che sarebbero stati inutili, però ci ho provato. Quindi solo al pensiero di una famiglia che non può permettersela mi viene male. E però adesso voglio farvi sorridere un po'. Cioè, sorridere per me è triste, perché io e Ale ormai da aprile dell'anno scorso stavamo scrivendo una parodia con i nostri animali, sui cartoni animati. E io avevo creato questa canzone sull'incantevole Creamy, perché Creamy si chiama così per l'incantevole Creamy, perché quando l'abbiamo presa lei era di colore blu, che mette, la sua parte grigia si chiama blu. Sapete, Creamy è un po' così, era bellissima. E quindi Ale ha fatto la musica, io ho scritto un testo su di lei che per me era bellissimo. E avremmo voluto farlo uscire poi tra magari il prossimo mese, ma purtroppo non si può più far uscire, quindi adesso vi metto questa cosa, spero che l'apprezzerete. Ovviamente io non sono una cantante, poi questa canzone è molto in alto, però mi diverto e ci provo. E quindi vi lascio con questa piccola parodia che avevamo fatto per Creamy. Aspetto i vostri commenti, vi mando un bacio grande e se vi capita anche a voi, mi raccomando, state vicini fino all'ultimo ai vostri animali. Ciao! Lei ha una malattia, dicevano in bianco.